ben ritrovati. Ci sono anch'io in questa puntata. Sì. Siamo tornati a Replay the Stage in questo locale bellissimo. In particolar modo siamo all'Octavius Bar. Che cos'è l'Octavius Bar? È l'area lounge, infatti guardate questi divanetti bellissimi color crema, dove si possono assaggiare i cocktail del bartender nonché bar manager Francesco Cione, che tra l'altro, non vi sveliamo nulla di più, ha vinto un importante riconoscimento. Il nostro affascinante Ivan ve lo farà conoscere meglio alla fine della puntata. Questo lounge è molto interessante, il tema della nave, dello yacht di lusso ritorna, soprattutto per il bancone. Questo bancone è spettacolare, completamente in ottone, lucido, che ricorda un po' la prua di una nave, molto molto interessante. Oltretutto ci sono tutte queste bottiglie illuminate, insomma l'atmosfera è anche un po' newyorkese, se vogliamo. Bene, cosa facciamo questa settimana a Milano? Allora, comincio io. Più che questa settimana vi voglio ricordare un appuntamento imperdibile che ci sarà alla fine di agosto all'Estate Market Sound. Stiamo parlando di Eugene e del suo mitico gruppo di musica balcanica, ovvero i Gogol Bordello. Passiamo dal punk dei Clash alla musica gitana, dal folk al punk con sfumature rock, insomma. Loro hanno suonato anche con Madonna e noi li conosciamo anche per questo. I Gogol Bordello sono in concerto all'Estate Market Sound il 27 agosto. Mi raccomando, imperdibile. Io invece vado un po' più in là, perché quanto ci piace lo shopping, la notte dello shopping, la Vogue Fashion Night Out, settima edizione, martedì 22 settembre a Milano. Tutti i negozi aperti la sera, limited edition, unique edition e chicche, il cui ricavato andrà in beneficenza per una serie di progetti urbani. Noi naturalmente ci daremo la pazza gioia. Saremo lì. Ci saremo tutti. Tutti. E tu cosa ci devi dire? Io vi devo dire che a settembre, torna Mito Settembre Musica, è un appuntamento importantissimo dal punto di vista musicale. Sapete che questo festival che si svolge in contemporanea a Milano e a Torino, ed è un festival che racconta tutte le sfumature della musica, quindi dalla classica al pop, al jazz, al rock. Per citarvi qualcosa, ad esempio ci sarà la San Pietroburgo Orchestra oppure il nostro Stefano Bollani. E dalle sfumature della musica e dei tuoi occhi con queste nuance cromatiche bellissime vedo una creatura bionda e blu che si sta avvicinando. Beatrice. La nostra Beatrice, personificazione della religione, Elisabetta. Eccola! Eccola! Vieni qui! In mezzo a noi! Vieni qui! Eccola saluto. Qui la nostra creatura bionda. Cosa ci vuoi, cosa vogliamo dire? Niente, ci tenevo ad essere presente per un saluto, per augurare a tutti voi buone vacanze, grazie per averci seguito quest'anno, torneremo a settembre, trascorrete una buona estate e un saluto per partecipare al saluto. Diamoci tutti un bacio, così come nella prima puntata, datevi un bacio anche voi. Tutti. Molto spontaneamente. Ciao a baciamoci, arrivederci. Ciao a tutti, grazie. E buona estate. Ciao Steve, un ringraziamento a Steve. Un ringraziamento a Steve Mezzadri, bravissimo Steve Mezzadri. Trucco, parrucco. Che ci ha dato i costumisti. Alla nostra favolosa Caroline Cruz. Applausi. Cruz, che è stata meravigliosa. Tutte le location che ci hanno ospitato. Assolutamente. Applauso. I nostri amici, il nostro fans club. Il nostro fans club. Applauso. E possiamo fare un applauso anche a noi, ce lo facciamo, facciamoci l'applauso. Buone vacanze! Ciao! Mi è talmente piaciuto tanto questo cocktail vintage style con il vermouth e col ginepro, la perla, che sono tornato in compagnia di Francesco Cione. È stato eletto miglior bartender, è stato eletto, ha meritato il titolo di miglior bartender d'Italia nella World Class di Ageo Competition e rappresenterà l'Italia nella finalissima di Cape Town a fine agosto. Diciamo brevemente in cosa consiste la World Class di Ageo Competition e quali sono i prodotti a marchio di Ageo che tu hai utilizzato per creare i tuoi cocktail inediti con cui poi hai ottenuto il passaggio alla finale mondiale. Ma caro Ivan, in realtà World Class è una competition molto particolare e peculiare. Perché? Perché sono le caratteristiche del bartender che emergono per far sì che venga appunto eletto, come nel mio caso assolutamente fortuito, il bartender dell'anno. Non è un caso fortuito, perché ti si riconosce la bravura nei ritual, che è uno dei parametri che vengono presi in considerazione. Effettivamente è proprio così. E sui 110 punti che il giudice aveva a disposizione, solamente 20, no?
erano destinati al cocktail fine a se stesso. Quindi ripeto, è tutto come viene presentato, la scelta degli ingredienti, i rituali che poi sono fondamentali nel lavoro proprio del bartender o dell'off-tender, come dici tu. Quali prodotti shakererete nei vostri cocktail? Abbiamo Ketel One come vodka, abbiamo Tanqueray come gin, abbiamo Don Julio come tequila e altri che... Ovviamente prodotti premium, quindi prodotti di altissima qualità. Ecco, quanti sono i bartender in tutti che gareggiano la finale? Sono intorno ai 60 paesi coinvolti che appunto hanno un rappresentante per ciascuno. Quindi Francesco Cione è uno dei 60 bartender migliori al mondo, chissà, non diciamo niente. Un'ultima cosa per lasciarci. Quali sono le nuove tendenze dell'universo beverage secondo te? Quali sono i nuovi must? Ma abbiamo appena citato un marchio di tequila, appunto Don Julio, e devo effettivamente dire che l'agave, che è la materia prima, sta riscuotendo un grande successo. Come dire, la clientela sta cominciando a conoscere in termini di prodotto. Sempre più consapevolezza da parte dei fruttori. Questo è anche grazie al lavoro prezioso di bartender come te. Allora, bonne chance per la finalissima. Ci saranno anche tre scimmiette a fare buona fortuna a te. Speriamo e poi durante i TG di settembre sicuramente vi racconteremo com'è andata. Ciao! Ciao!